Il culto degli antenati. Si possono fare molte ipotesi sull'inizio della coscienza di sé. A livello fisico, io ho preso coscienza di esistere intorno ai 3 anni. Ma quando lo spirito prende coscienza di esistere? Sarà nel nulla? Non vedrà nulla? Non sentirà nulla, ma se le cose stanno così, che cosa gli permette di iniziare il cammino? Per poter iniziare il cammino deve accadere qualcosa all'esterno di lui, una qualche legge che ad un certo punto lo trascina da qualche parte per iniziare il cammino. È anche possibile che la cosa non sia automatica, ma che vi sia qualche entità preposta al compito di dare il via al percorso evolutivo. Io penso che per permettere allo spirito incosciente di raggiungere la coscienza di sé, venga mandato nella materia, facendolo nascere in un pianeta dove vi siano o vi sono le caratteristiche fisiche adatte al risveglio. Un pianeta come la Terra, dove l'essere umano attuale, prima di arrivare dov'è, è passato attraverso incarnazioni nei vari corpi delle molteplici razze. Ecco che attraverso l'incorporazione lo spirito ha la possibilità di vedere qualcosa, di sentire i suoni, potendo così iniziare ad elaborare dei piccoli pensieri, come me, quando non ero ancora cosciente. Poi la coscienza di sé, piccola, limitata, ma comunque un inizio. Poi, nelle successive incarnazioni, in corpi sempre più capaci di servire lo spirito, si affacciano alla mente i primi interrogativi e le prime idee di come potrebbero essere le cose che lo circondano. Sappiamo che gli animali sognano, quindi anche noi all'inizio della nascita della coscienza sognavamo. Come avrà cercato di spiegare un simile fenomeno l'uomo che ha appena raggiunto la coscienza di sé? E quando una notte ha sognato una persona morta, quale spiegazione avrà trovato? Avrà pensato che esiste un luogo dopo la morte dove vanno tutti quelli che sono morti. E se una notte uno di quelli che è morto gli parla nel sogno, dicendogli dove andare a cacciare, cosa avrà pensato dopo aver riscontrato che la selvaggina era davvero dove gli aveva suggerito il morto? E cosa avrà pensato quando gli è apparso in sogno suo padre, che gli diceva che pianta mangiare per guarire dalla malattia? Il culto degli antenati è molto probabile che sia nato per questi motivi.